casi sono ben 102 i nuovi positivi in Polesine riscontrati nelle ultime 24 ore, un dato record che porta la giornata di oggi ad essere la più nera in assoluto dall'inizio della pandemia nel nostro territorio. Aumentano i casi nei focolai attivi, ma aumentano anche ricoveri e terapie intensive. Sta per scattare la fase gialla, il presidente della regione Luca Zaia lancia l'allarme, entro 2 o 3 giorni saremo costretti a passare alla fase 3, l'allerta gialla per gli ospedali del Veneto. Nel concreto si cominciano a preparare nuovi posti letto dedicati solo ai pazienti Covid, la fase scatta a 900 ricoveri, oggi abbiamo superato i 750. Un DPCM pieno di contraddizioni, tanti rodigini contrari al nuovo DPCM emanato domenica scorsa dal Premier Conte, che chiude bar e ristoranti alle 18 e abbassa le saracinesche di palestre, piscine, cinema e teatri. È pieno di contraddizioni, commentano, è sotto gli occhi di tutti. Ho visto solo gente per bene che vuole lavorare, il commento del governatore della regione del Veneto Luca Zaia alle manifestazioni di piazza che si sono svolte in tutta la regione. I veneti sono brava gente, le proteste sono legittime, è tutta gente che vuole lavorare e non prendere sussidi, commenta Zaia. Io auspico che il governo cambi presto idea. Teatri chiusi anche in Polesine, anche il Teatro Sociale di Rovigo è costretto a chiudere i battenti a causa delle nuove disposizioni contenute nel DPCM di domenica. L'amministrazione comunale avvisa, le prenotazioni arrivate fino ad ora non saranno considerate, stop al botteghino, chiuso anche il Teatro dell'Hemming di San Bortolo. Arriva la piena dell'Adige, la Protezione Civile regionale ha emanato l'allerta gialla per la piena dell'Adige che, dopo le precipitazioni in montagna di questi giorni, si sta ingrossando. Il passaggio dell'onda di piena in Polesine è previsto da domani e dopodomani.